A lei riconoscono un po' tutti, al di là delle divergenze, delle querele, dei toni di questa campagna elettorale, che è un bravo ragazzo, sia da destra che da sinistra. È stato un po' il volto, no, di questa vostra battaglia. Ecco, pensa che sia un punto di forza questo essere un bravo ragazzo? Ma sta storia mi ricorda quando ti dicono: no, non sei bello, ma sei simpatico, no? Non lo so, credo sicuramente che ci abbiano sottovalutato, nel senso che le altre forze politiche credevano di avere a che fare in questi 5 anni con un fuoco di paglia. E invece oggi siamo ancora la prima forza politica del paese con più consenso di 5 anni fa e ci hanno dato per morti ogni 6 mesi. Quindi quello che dico è che i nostri temi evidentemente sono importanti ed è per questo che sto continuando a fare un appello a tutte le forze politiche a sottoscrivere un impegno a votare una legge per tagliare gli stipendi ai parlamentari e per rendicontare tutti i rimborsi. L'ho fatto come atto, come primo atto per creare una convergenza sui temi la sera delle elezioni. Nessuno mi ha risposto. Renzi, Berlusconi, Salvini, Meloni rispondano. Vogliono votare una legge in Parlamento per tagliare gli stipendi ai parlamentari e per rendicontare tutti i rimborsi oppure no? Noi siamo già disponibili.